L'ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguori continua a destare preoccupazione dopo la notizia del pronto soccorso, aperto solo nelle ore diurne, fermo dalle 18 in poi. Ora il Movimento Civico per l'ospedale sulla sua pagina Facebook rende noto il trasferimento di altri 9 infermieri dall'ospedale verso il Rummo di Benevento. Tale provvedimento, si legge nel commento a corredo della notizia, conferma la volontà di completare la chiusura del nostro ospedale. In tale contesto si inquadrano con tutta evidenza le dimissioni di tutti i pazienti o quasi ricoverati. Nel silenzio complice della politica, lo smantellamento del nostro ospedale continua. Non arrivano buone notizie nemmeno sul fronte del pronto soccorso. Si attende l'incontro dei primi di luglio tra il sindaco di Benevento Mastella e il comitato dei sindaci dei comuni interessati dalla modifica dell'ASL e il governatore per discutere in merito alla questione della chiusura notturna del San Pio. Intanto De Luca ha anticipato la discussione nel corso della sua consueta diretta Facebook, spostando l'asse di competenza al governo, reo di non finanziare e incentivare i giovani medici. Ho detto a qualche amico che immaginava di interloquire con la Regione Campania in relazione all'ospedale di Sant'Agata dei Goti, non l'ospedale, il turno di notte, ma non c'è il personale, quindi si tratterebbe di chiudere il pronto soccorso a Benevento città, che se vogliamo mobilitarci, la Regione è pronta, ma ci dobbiamo mobilitare con gli interlocutori giusti, non per fare propaganda politica venendo davanti alla Regione. Il tempo di queste stupidaggini è finito. Demagogia zero, non abbiamo tempo da perdere. Soprattutto da parte di parlamentari che hanno votato a favore dell'autonomia differenziata. E poi vengono nei territori perfino ad aprire bocca e a protestare. Una cosa intollerabile. Quindi se vogliamo andare a protestare a Roma, al Ministero della Salute, noi siamo alla testa dei cortei, se li vogliamo fare. Se no, nessuna demagogia.